Sì, grazie Presidente. Al di là del tema che oggettivamente c'è, perché è un tema molto, molto importante e necessita effettivamente di approfondimenti e di soluzioni che devono essere trovate. La questione è che sicuramente come è stata scritta non è, come dire, con una facile soluzione in tempi brevi, perché arrivare a erogare dei buoni pasto dei lavoratori ha dei tempi sicuramente molto, molto lunghi. C'è una procedura con ovviamente il concordato preventivo in continuità che pesa, come pesa peraltro anche le mancate entrate da bigliettazione nel 2020 per 170 milioni di euro. Fare questa operazione ha dei costi che le difficoltà della pandemia e le mancate entrate che ci sono state in questo momento preciso non è possibile, come dire, riuscire a risolverlo in tempi brevi, però riteniamo che il tema c'è. È importante e su questo tema bisogna necessariamente valutare, visto che non ce la sentiamo di poter dire una cosa per un'altra, votare sì, ma poi in tempi brevi non si fa, ma si farà probabilmente in tempi abbastanza lunghi. A questo punto noi su questa mozione oggi ci asteniamo, però il Movimento 5 Stelle c'è nella soluzione della problematica perché è importante. Grazie.